Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale Pisciaioli dal 1919. Prima che il video cominci vi invito subito a lasciare un bel pollice in su, ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina per essere sempre aggiornati e non perdere nessun contenuto. Inoltre vi invito a seguirci su Instagram, sempre Pisciaioli dal 1919. Infatti, per chi se lo sta chiedendo, ragazzi, insieme a me, come penso abbiate già immaginato, si sono aggiunti anche altri ragazzi, altri due admin, che tra l'altro do un caloroso benvenuto ad entrambi, Angelo e Antonio, che dunque collaboreranno per me, e spero che insieme possiamo fare delle grandi cose per appunto questa pagina. E nulla ragazzi, sono qui perché alle 20:45 ci sarà la partita Salernitana-Regina e dopo praticamente un anno e mezzo ritornerò allo stadio, praticamente manco allo stadio dalla partita Salernitana-Livorno finita 1-0 per la Salernitana con gol di Djuric. Quindi non vedo l'ora sinceramente di ritornare allo stadio e nulla, ci ribecchiamo più tardi e sempre forza Salernitana. Ragazzi, qualcosa, cioè davvero raga, è emozionante ritornare. Posto pure qua, però aspettate, adesso vi faccio vedere una fila esagerata. Non ho messo bene la luce. Are che stiamo tornando. Voglio ricordare che comunque siamo in curva, cioè andremo in curva, ma guardate che fila raga. Guardate quante cacchio di persone ci stanno. Ce la faremo! Ragazzi, stadio Arechi. Mamma ragazzi, che emozione tornare allo stadio, raga. La partita è cominciata ragazzi, siamo 0-0 ancora e nulla, forza Granata dai. Sì, piccola pausa, secondo me stiamo giocando molto bene. Boranzoli si è mangiato un gol, però secondo me stiamo giocando molto molto bene. Che ne dici Gianca? Stiamo giocando? Chi ti sta piacendo più di tutti Gianca? Il numero 24, che grida. Che grida? Come? Che grida? Che grida, sì, mi piace molto. E niente ragazzi, ci aggiorniamo. Bogda! Bogda, Boranzoli, che gol ha fatto! Grande Boranzoli! Dai Bomber! Boranzoli fa gol! 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 Si è finito qui il primo tempo tra Salernitana e Regina, 1-0 per la Salernitana che dunque è passata in vantaggio praticamente all'ultimo minuto del primo tempo con gol di Federico Boranzoli. Ragazzi, un gol straordinario, davvero mi è piaciuto tantissimo, stop di petto, tiro al volo che batte per l'1-0 appunto Alessandro Micai. E nulla ragazzi, ci vediamo nella ripresa della partita. Forza le squadre di nuovo in campo per iniziare il secondo tempo. Dai e Belez. Carichi! Balneazione, comincia adesso il secondo tempo tra Salernitana e Regina. Ci aggiorniamo dopo. Boranzoli, vado! Doppietta di Boranzoli, raga! Boranzoli fa gol, Boranzoli fa gol, Boranzoli fa gol, Boranzoli fa gol. Sempre mamma pronta, raga, voglio, sempre ma davvero pronta. Posso dire una cosa, che grida sta facendo una partita davvero bellissima ragazzi, un assist spettacolare a Boranzoli che l'ha dovuta soltanto accomodare in rete, ma davvero che grida, grandissimo assist davvero.
Secondo me ci divertiremo con questo che grida. Dai ragazzi! Sì, cooling break e ritmi adesso sempre più lenti da parte della Salernitana e Regina, che non riesce sempre nei fraseggi, dunque la partita rimane comunque sul 2-0 e ci aggiorniamo più tardi. Gol annullato alla Salernitana, ragazzi, che era fuori gioco, Capezza aveva segnato, però fuori gioco, annulla. Fuori gioco. Buona la prima! Dunque tra Salernitana e Regina finisce con il risultato di 2-0 con grazie alla doppietta di Bonazzoli. E nulla. Gianca, ti è piaciuta questa partita? Sì, molto. Migliore in campo secondo te? Allora, credirà, credirà. Che gridà? Sì, sì, credirà. Oh, Salernità! Ti è piaciuto a te, Massimo? Vinceremo il campionato. Sale! Andiamo su, siamo sempre con voi e non ti lasceremo mai. Ripado, corazzo ripado, corazzo ripado, corazzo ripado. Dunque ragazzi, il video si conclude qui. Mi raccomando, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi, attivate la campanellina. Noi ci vediamo per una prossima reaction e sempre forza Salernitana!